Ciao ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Nel video di oggi vi voglio parlare di pedale, piede destro, piede forte e soprattutto vi voglio spiegare alcuni esercizietti, alcuni groove che vi possono servire per potenziarlo tantissimo e per controllarlo, cioè per potenziarlo e per avere un controllo veramente tanto migliore, per migliorare tanto il controllo del vostro pedale, perché siamo abituati a pensare: cavoli, devo andare assolutamente veloce, devo fare il doppio colpo velocissimo, devo fare... Ok, tutto giusto, bisogna farlo veloce, ma bisogna farlo anche bene. Quindi oggi vi voglio spiegare come migliorare la velocità, la potenza e il controllo. Mi ero dimenticato la velocità, ma era, diciamo, una conseguenza delle due cose che avevo detto prima. Per fare questo ho deciso di utilizzare un pedale che sto utilizzando da vari mesi, perché DS Drum, insieme alla Venom, quando mi aveva mandato la Venom, mi aveva mandato l'hardware, mi aveva mandato i rullanti, che tra l'altro uno ve l'ho regalato, e tutte queste cose, tutti i video della Venom, degli hardware, dei rullanti, eccetera, li trovate sul canale, ma comunque vi lascio qui sotto in descrizione, così almeno ci potete arrivare subito. Mi ha mandato anche il suo pedale DS Drum, che devo dire essere un pedale semplicissimo. Questa cosa la dirò tante volte all'interno del video oggi, perché è un pedale semplice con le cose che servono, le cose modificabili che servono, e che va veramente veramente molto bene. Quindi per questo video ho deciso di utilizzare e parlarvi anche un po' di questo pedale, perché non ve ne ho parlato più di tanto per adesso. Magari l'avete visto, avete sempre visto questo pedale con la scritta DS dalla camera dall'alto, ma non ve ne ho parlato più di tanto. Quindi oggi ve ne parlo, ci sarà uno spartito, un PDF, ci sarà una base, tutto scaricabile, quindi basta che andate qui sotto in descrizione, cliccate sul link per scaricare la base e vi arriverà direttamente per mail. Basta. Ok, ho detto tutto. Direi che possiamo andare alla sigla e ci vediamo alla batteria. Eccoci qua alla batteria, possiamo partire subito con la prima tipologia di groove, la prima tipologia di esercizio. Come avete visto, perché poi so già che me lo chiederete nei commenti eccetera eccetera, il timpano l'ho spostato un pochettino più in qua, perché mi serve per permettervi, tramite questa camera che state vedendo in questo momento, di vedermi il piede da un'altra angolazione. Quindi non è una roba che poi mi dite: Luca, ma cavoli, hai spostato il timpano di là, lontano dal tom 2, come mai? No, di solito lo tengo più vicino, ma qui mi serviva per una questione proprio tecnica. Quindi andiamo subito al primo esercizio. Allora, di base, il groove, l'ostinato, diciamo, di Charleston e rullante rimane Charleston in ottavi, non mi ricordavo come si chiamassero, ottavi, rullante col backbeat sul 2 sul 4, quindi... Con la gran cassa andremo a fare sempre due colpi, ma in che modo? Andiamo a fare prima ottavi, poi terzine, poi sedicesimi, ma ovviamente gli ottavi hanno due note, le terzine ne hanno tre, i sedicesimi ne hanno quattro, quindi quello che andremo a fare sarà sempre le ultime due note della metrica. Quindi per quanto riguarda gli ottavi, dato che abbiamo solamente due note, andremo a farle tutte e due. Cosa significa? Significa... Quindi suoneremo tutto, in pratica, cassa suonerà uguale al Charleston. Per quanto riguarda le terzine, andremo a fare le ultime due note, quindi lasceremo stare la nota in battere che suonerà al Charleston e andremo a suonare le due in levare. Attenzione, perché qui c'è... 3, 4... Quindi sempre le ultime due note, e quando andremo in sedicesimi andremo a suonare sempre le ultime due note, quindi 3, 4. Tutti e tre le tipologie di groove saranno... Quindi questo ci serve per potenziare sicuramente la cassa e potenziarla anche come tempo, cioè come
percezione di quello che facciamo come precisione dei colpi che andiamo a suonare, quindi potenza e controllo nello stesso momento, perché poi vanno sempre di pari passo, questa è una cosa importantissima. Attenzione ovviamente a quell'interzine che abbiamo, il Charleston che suona normale, mentre il normale in ottavi, mentre la cassa che deve suonare delle terzine. Detto questo, adesso andiamo a suonare sulla canzone. In che modo? Allora, la canzone sarà un loop composto da 8 battute di strofa, diciamo, più 8 battute di ritornello. 8 battute di strofa composte da 2 battute con cassa in ottavi, 2 battute con cassa in terzine, 2 battute con cassa in sedicesimi e di nuovo 2 battute con cassa in terzine, quindi ottavi, sedicesimi, no, ottavi, terzine, sedicesimi, terzine. Così facciamo andata e un pezzo di ritorno. Quindi suonate queste 8 battute qua e le 8 battute dopo, per rilassarci un attimo dall'esercizio, improvvisate. Quindi andiamo sul ritornello, io ad esempio vado sul ride e improvvisiamo. Le 8 battute di nuovo dell'inizio, dove inizia di nuovo il loop e c'è di nuovo la strofa, rifacciamo l'esercizio. Quindi ve lo suonerò tutto 2 volte e voi però potete farlo all'infinito. Quando poi sarete super, allora potreste anche pensare di far sia strofa sia ritornello con la cassa che muove e fate l'esercizio. Questo è pensato per fare 8 battute di esercizio, 8 battute in cui ci rilassiamo un attimo, non pensiamo troppissimo, e poi ci debuttiamo nelle 8 battute successive sull'esercizio. Suoniamola sul loop, che vi ricordo è scaricabile insieme al PDF. Quindi dateci dentro, mi raccomando, perché è una canzone decisamente non così veloce, perché siamo sugli 80-81 bpm, ma comunque devo dire che meno abbastanza. Come avete visto, comunque questo pedale, che vi ho detto all'inizio avrei utilizzato, ma in realtà lo sto utilizzando veramente da tantissimo, è un pedale dei DS Drum, che ovviamente è super massiccio, perché in realtà abbiamo capito anche tramite il video dell'hardware che DS Drum fa hardware e pedali molto molto massicci. Mi piace molto questo pedale perché è semplice, cioè non mi fanno impazzire i pedali che hanno 200 milioni di cose e puoi modificare questo, puoi modificare questo, puoi modificare questo, perché io sono uno smanettone, ma fino a un certo punto, quindi se mi metto a modificare rischio di fare un po' dei casini. Io voglio un pedale con 3 settaggi di quelli che servono veramente, che funzionano bene, che non fanno gnic 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 dopo poco tempo. E quindi questo, devo dire che dopo tanto tempo in cui ho sempre utilizzato lo stesso pedale praticamente, ho trovato un pedale che mi piace. Questo qui ha alla fine
tre regolazioni principali che sono, vabbè, ovviamente la questione della vite per andare ad attaccarlo alla cassa, ha la regolazione della molla, che in questo caso, come potete vedere, è una tensione media, diciamo, io tendo a tenderla abbastanza la molla, quindi tensione media, e qui abbiamo una vite per andare a decidere l'angolazione del nostro battente. Fine, questo deve avere un pedale, questo, fine, perché poi tutte le altre cose, ovviamente, vabbè, possiamo andare a togliere la cinghia, che vi ricordo è un pedale doppia cinghia con il suo battente marchiato DS, vabbè, però fine, questo voglio da un pedale. Quindi probabilmente è proprio per questo, per la sua semplicità di gestione, diciamo, per l'utente, per il batterista, e poi devo dire che comunque ha un buon peso, quindi super stabile, e sotto i piedi sinceramente fa il suo, devo dire che fa il suo alla grande. E quindi basta, questo è appunto il pedale, lo ripeto, ma il pedale che dopo tanto tempo è riuscito a farmi dire ok, ti uso, metto da parte il pedale che uso da 15 anni e uso te. E devo dire che mi sto trovando molto bene. Comunque, andiamo avanti. Esercizio numero 2, quello di livello pro, diciamo. Se prima era il livello base, anche se non è vero, ma livello pro. Allora, l'inizio dell'esercizio rimane sempre uguale. Quindi andiamo sempre a fare doppi colpi. Prendiamo gli ottavi. Ma stavolta, per quanto riguarda le terzine e i sedicesimi, andiamo a prendere terzine di sedicesimo, quindi sestine, diciamo, e trentaduesimi, quindi passiamo da sedicesimi a trentaduesimi. Qui, anziché andare ad utilizzare solamente le ultime due note della metrica, andiamo ad utilizzare, li dividiamo in due queste metriche, diciamo, adesso ve lo suono e poi capite, perché vabbè, ve lo spiego anche tecnicamente. Andiamo a prendere quindi la sestina, che è composta da due terzine di sedicesimo, e di quella terzina andiamo ad utilizzare, andiamo a suonare le ultime due note. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo ottavi suonati col Charleston, e per quanto riguarda le sestine dovremo andare a suonare, mamma mia quanto segue questo pedale, mamma mia quanto segue questo pedale, scusate. Poi per quanto riguarda i 32esimi, stessa cosa, andiamo a dividere 4 più 4 32esimi e andiamo a suonare le ultime due, quindi... Anche qua andiamo a fare andata e ritorno, quindi adesso ne ho fatta una battuta per ogni metrica, ma due battute di ottavi, due battute di terzine, diciamo, nel mondo ternario, quindi con le sestine, due battute con i 32esimi e poi torniamo indietro e facciamo di nuovo due battute con le sestine. Quindi per quanto riguarda il loop è la stessa cosa, io ve la suonerò facendo 8 battute come vi ho fatto adesso di esercizio e poi 8 battute del ritornello in cui mi stacco, così prendo respiro, faccio respirare anche un attimo la gamba perché fa veramente fatica, soprattutto a certe velocità, e poi voi volendo potreste anche decidere, come vi ho detto prima, di fare questo esercizio costante, quindi magari 8 battute sul Charleston, poi quando è al ritornello andate 8 battute sul ride, ma continuate a fare un tutun tutupa, tutun 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 tutupa e così via. Questo esercizio, ragazzi, questi esercizi, ragazzi, che vi ricordo, trovate PDF sotto in descrizione, spartito, no, è la stessa cosa, base sotto in descrizione, e in descrizione trovate anche il link al pedale DS, alla Venom, a tutto quanto, ve l'ho già detto all'inizio di questo video. Comunque, non mi ricordo, ho detto tutta questa roba, non mi ricordo più cosa volessi dire, vabbè, vi saluto, riposiziono la camera di là e vi saluto di là, devo pensare un attimo a quello che vi volevo dire, ma non mi ricordo più.
Quindi niente, in realtà non mi sono ricordato quello che dovevo dirvi. Se per caso me lo ricorderò in futuro, voleva dire la prima cosa che non era nulla di troppo importante. Se me lo ricorderò in futuro, ve lo scriverò qui sotto in descrizione. E raga, non so cosa dirvi, ho questo problema che mi dimentico le cose in un secondo. Comunque, detto questo, voglio ringraziare tantissimo DS Drum per avermi mandato questo pedale, tutta questa roba, ne vedrete altra nei prossimi mesi, tranquilli, grazie mille DS Drum. E soprattutto voglio fare i complimenti a DS Drum per questo pedale che ha fatto, veramente veramente molto molto interessante. Quindi se per caso state cercando un pedale che funzioni bene, sia semplice e non abbia mille cose che poi vi mettete lì, come vi dicevo prima, e rischiate di romperlo, di non riuscire più a cavare il ragno dal buco, come si dice, se state cercando un pedale affidabile, un pedale che segua molto il vostro piede e che possiate decidere quanto farlo seguire, ma che sia appunto affidabile, che poi è la cosa importante, io questo mi sento di consigliarvelo veramente tanto, perché appunto ci ho suonato un bel po' e un bel po' di mesi su questo pedale. Quindi grazie mille ancora di DS Drum. Se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale. Per il resto basta, andate sul mio sito Custom Drums se vi piace il mio modo, vi piace come spiego eccetera, perché lì ci sono tutti quanti i miei corsi, ce ne sono già un bel po' adesso. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.